Sono Pig, sono qua oggi con Soul. Dopo che nello scorso video abbiamo lasciato che Amanda venisse presa da mio fratello Pighead, che è uscito da là, e durante il quale siamo pieni di chiodi e siringhe, fantastico. Oltre a drogati siamo pure fetici. Oh, troppo tardi, Ciccio. Ah, con l'area cartucciera, bruttissimo. Amico, nemico, trova la verità, scopri la verità. Ho capito. Ah, ok, pensavo fosse un timer, ho detto minchia, già un timer. La chiave, come nella tua vita, è in fondo al barile. Ah, beh, grazie. Qua è chiuso, la chiave è dentro al barile, qua è sigillata. Ok, barile d'acido, dolore, presa. Ah. Beh dai, siamo stati veloci, non hai sofferto manco tanto. Trova il prossimo indizio di Gixo. Chi è? Chi va là? Ti ho visto là dietro l'angolo, Oh, mannaggia. Ho una mazza. Ti tiro una sbrenfa in testa se ci provi. Sacco per cadaveri, cavo, trappola e cartuccia per fucile. Buono. Se non sbaglio questi servono per riattivare le trappole. Ah, ok, eccole qua infatti. Trappole esplosive. Anche camminare può essere pericoloso nel mondo di Jigsaw. Esamina il terreno alla ricerca di cavi trappole e disinnesca di prima dell'esplosione. Con gli oggetti giusti puoi anche riarmarli per utilizzarli contro i nemici, infatti. Vedete, qua c'è un cavo. Fai così e la disarmi. E in pratica il fucile, che è tipo qui, non ti ammazza. Il collega di Tap fu ucciso praticamente con una di queste trappole qua. E la pepina. Basta! Ma non hai nient'altro da fare. Niente, qua è sigillato. Di qua. Madonna, adesso io ho l'ansia, perché cazzo, sono ovunque questi cosi. Più avanti c'è la prima prova da superare per raggiungere il tuo amico. Il vapore delle tubature ti ucciderà. Trova il modo di deviarlo, altrimenti morirete tutti. E la peppina. Parla del vapore con il custode. Wow. Oh mamma. È quello il custode? Sembra star bene. Mi serve la Valve. Mi serve i produttori dei videogiochi. La Valve. Dov'è la Valve? Allora, madonna, quanto è buio. Troppo buio. Paghiamole le bollette, per carità di Dio. Nota degli amministratori. Sicuramente saprete che ieri una guarnizione vicino alla caldaia si è rotta. Bruce ha quasi perso un braccio per il getto di vapore. Il dottore ha detto che forse dovrà essere amputato lo stesso. Mantenere la caldaia a questa pressione è fin troppo pericoloso. Se cede un'altra guarnizione potrebbe scapparci il morto. Va bene, capo custode, come volete. No, no, no! Bastardo, mi ha preso. Oddio, è vero. E adesso inizia il gioco difficile, ragazzi. Jigsaw sta giocando tutte le carte. Collare a cartucciera, ragazzi. Ce l'abbiamo pure noi. Se non sbaglio non possiamo avvicinarci a determinati nemici. E ma tu sei totalmente fuso. Ma che sei? Che sei? Pure comico? Faccia da culo. No, no, sì, ok.
Ok, ci siamo. Va bene, la chiave ce l'abbiamo. Porca miseria, ci ha tolto pure l'arma, maledetto bastardo. Sì, vai, tira pugni al muro come se non ci fosse un domani. Spaccati le nocche. Sì, va bene, d'accordo. Posto di merda! Veramente che schifo di posto. Lì c'è pure una cassetta. No, 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 no,
muori lì, muori da solo. Ok, dovrebbe, ok, respiro profondo, va bene. Vedete ragazzi, quando ci si avvicina troppo qualcuno con il nostro stesso collare, c'è il rischio che praticamente ci si attiva a vicenda il collare. Solo che a lui dopo un po' di tempo scoppia, mentre a noi ci scoppia se gli rimaniamo troppo tempo vicini. E porca miseria, non mi si accende l'accendi. Madonna! Cioè raga, ma porca. Io ho appena mangiato. Non mi potete far salire l'ansia dopo mangiato. E non riesco più nemmeno a parlare. Esamina l'aria per trovare la manovella della valvola. Sì, va bene, d'accordo. Manico di scopa! Sì! Conquisterò il mondo col manico di scopa, maledizione. Qua niente. The wheels is near. Ok, d'accordo, ma c'era quell'altra porta che, ok, faceva una caga fotonica. Ma sono... porco. Oh. Non uccidetemi. Ah. Madonna. Stanza utile come... barattolo di sottaceti vuoto praticamente, ha la stessa utilità. Va bene. Qua è aperto. Sì, e c'è pure trappola, sì. Qua non c'è niente. Qui niente, qua mi servono delle rondelle, ma non le ho le rondelle, quindi niente. No, non le rondelle, gli ingranaggi, non le rondelle. Aspetta un minuto. Madonna, accendi sto coso. No, perché le trappole possono essere ovunque. Ok. Quindi è qui vicino. Nearby. Vicino. Non è che c'è qualcosa in quest'angolo. Sembra un mongoloide andare in giro. Ah! Però è utile essere un mongoloide. Si sentono strani rumori e questo accendino non fa luce. Ah, dossier. Carissima Mary, ho appena iniziato come custode qui a Whitehurst e ho già avuto qualche problema di inserimento. Qui la gente non si preoccupa affatto della sicurezza dei custodi. Hanno una caldaia, ma è troppo piccola per l'edificio, quindi dobbiamo tenerla ad alta pressione tutto il tempo per mantenere calde le stanze. Se mescoli insieme certi prodotti per la pulizia, le persone iniziano a sentirsi male. Quando perdo un uomo per cose come queste, si limitano a mandarne un altro ancora più scemo del precedente. Continuerò a inviare denaro. Ti prego, fammi sapere quando riaprirà lo stabilimento laggiù. Non vedo l'ora di vederti di nuovo. Ah, quindi qualcuno che voleva assolutamente essere trasferito. Buono sapersi. Scale, grazie. Non è che c'è... ok. Ok, ho trovato un fusibile. Utile. Se hai un fusibile puoi usarlo per attivare un portafusibile. Grazie. Mamma mia, perspicacia, se non me lo dicevi non lo sapevo. Ciò ti permetterà di alimentare una porta, accendere le luci, persino creare una trappola elettrica mortale per i tuoi nemici. Una volta attivata la corrente di elettricità, attenzione alla pozzanghera intorno. Grazie. Cos'è che avevi? Gamba di tavolo. No, preferisco il manico de scopa. De scoop.
dossier. Mary, qui queste persone le chiamano pazzi, ma io non capisco, non più. Sono esattamente come noi, Mary. C'è una paziente, si chiama Emma, è proprio come te, ti assomiglia un sacco, ride come te, profuma come te. Sono i dottori, sono loro a tenere le persone in questa prigione. Ho scritto questa lettera per dirti che non tornerò a casa per il giorno del ringraziamento. Adesso sei così lontana. Resto qui con Emma e i miei amici. Abbiamo in mente qualcosa di grosso. Qua, gatta ci cova. Una lampada, ovvio. Io sacrifico il mio manico di scopa per una lampada. Ogni lucchetto ha la sua chiave, detective. E che cosa mi assicura che tu non abbia messo una trappola anche sotto i miei piedi in questo esatto momento? Pieno, come sempre. Gli attuali contributori statali ci hanno garantito una quantità di farmaci più che adeguata. Tuttavia i contributi non bastano a coprire i bisogni di tutti i pazienti. Di questi tempi i detergenti sono diventati molto costosi, pertanto chiedo a tutto il personale infermieristico di cambiare le lenzuola ai pazienti ogni 2 settimane, non prima. Nel caso in cui alcuni pazienti si lamentassero della scarsa igiene, mandateli a me o dal dottor Holstein, provvederemo a sedarli. Ah, proprio alla rapida. Madonna, 11 minuti di nulla, 11 minuti di niente. Mi sembra sempre di fare i video pieno di ogni qualsivoglia cosa. Prendo intanto la valvola. Temo che qua ci toccherà combattere. E io ho una paura cagna. Ingranaggi. Oh, oddio! Madonna, mi sono caccato, tu sei scemo, dove ti pettini, aia! Ma muori, puttana di merda, vai via! Fanculo! Che caga che mi son preso! Fanculo! Aspetta un attimo. Yes! Ok. Ok, sto un po' meglio, però mi serve un altro oggetto. Mi serve un altro oggetto, mi serve... un altro oggetto, sì, va bene, dammi questo. Oh! Aia, cazzo! Aia, cazzo! Aia! Aia, merda! Aia, la lampada non serve a un cazzo! Vai via! Vai via! Ti ammazzo mani nude, non è che mi faccio scrupoli. Ah. Vai, recupera vita come se tutto ti fosse dovuto. Grande siringa. Dov'è? Manico di scopa, sì, grazie, ridammelo. Questo mi servirà. Tu non avevi un cazzo, io ti chiudo pure la porta. Ciao. L'altro cadavere dov'era? Non avevi niente tu. Uomo inutile, non c'è niente, però qua, bella lì, grande così, siamo a 13 minuti, abbiamo ancora un po' di tempo, qua c'è la trappola, che ho disattivato già prima, ora qua, ok, c'è un cadavere con un chiodo, oddio! Oddio! Fanculo! Che cazzo sei? Ma vai! Sì, minchia! Ma che cazzo! Ma merda, minchia! Sì, raga! Oh, ma raga, non mi fa uscire! Non mi fa uscire! Mi ammazza! Mi ammazza! Ma, muori! 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 Madonna! Ragazzi, vi incastrano perché sbucano dal nulla. Mi sono incastrato in mezzo alla porta, maledetto bastardo lurido. Ma ti morro pure. Oh. Crepa, figlio di puttana.
Allora, da che parte era? Forse di qua. Ah. Ah no. Aspetta, ma ah, ecco, infatti. Ok. Questi si fanno così, facile facile. Va bene. Maledizione. Da che parte? Ok, qua. Così. Così. E no. Non così, non così. Vanno cambiati questi. Ok. Avevo fatto un errore di calcolo. La 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 la. Corridoi troppo lunghi, corridoi troppo lunghi, corridoi troppo lunghi, non c'è niente. Qua e qua no. Ok, eccoli. Qua il chiodo, perfetto. Madonna, quanta roba. No, però qua. No, aspetta. Io questo, io questo. No. Però ai ai ai, mi sa che questo balza. Questo mi sa che balza perché sto sforando egregiamente coi tempi, come se non me ne fregasse assolutamente nulla. Allora, toglimi tutto perché... Allora, ripartiamo da capo. 1, 2, 3. Però con questo non funziona. Con questo funziona, con questo non funziona. Mannaggia la morte. Allora, questi due funzionano. Questo funziona. Questo funziona. Questo funziona, 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 funziona. Funziona. Questo non funziona. Perché non funzioni? Punto di domanda. Uno e due. No, qua ci può andare solo i piccoli. Questo, questo, questo. Yes! Solo bende. Però cazzo ci sono arrivato. Sono un genio. Però non ho trovato ancora l'uscita. A me piacerebbe trovare l'uscita prima di... Madonna. Mi piacerebbe capire dove devo andare prima di spegnere. Topi. Qua c'è ancora un tizio. C'è qualcuno?
Fregato. Mi dispiace Ciccio, sei stato parecchio sfortunato. No, siamo a 20 minuti, voglio andare solo ad attivare la valvola. Aspetta che qua. Cago il sospetto che chi mamassan. Chi mamassan, mamassan. E mamassan mal. Devo scendere? Hop! Oh, chi è? Ma lei può star pure lì. Mazza. Stambella. 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 Ok, scassina. Scassina, minchia. Perché sto parlando modello napoletano? No, però così non fa. Fa così. Così, sì. Ale. Sciambola. Ah, vabbè. Fabbro, certo, come no? E no, eh! E no! E sì! Io devo finire il video e sì! E la trappola, sì! Niente. Porca puttana, so, ti odio! Questo così. Così, 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 così. Fatto, fammi uscire di qui che per carità di Dio finiamola qua. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo riusciti finalmente ad andare un po' avanti. Siamo a 22 minuti di video, quindi ci metterò una vita a caricare questo maledettissimo video. Comunque, se vi sia piaciuto, like, commenti, share, anche tutto, sapete come fare. Link per le pagine Facebook sempre in descrizione di ogni video. Se non siete iscritti qua su YouTube, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Se restate connessi, ragazzi, a presto. Ciao ciao!